Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione Fumetti. Oggi è lunedì e parliamo di Bonelli. È infatti uscito il nuovo numero di Dylan Dog, ovvero l'albo numero 416, Il Detenuto. Ecco, devo dire un numero particolare per più di un motivo in realtà. Intanto partiamo dall'inizio. Come al solito, la copertina è Gigi Cavenago, ma è decisamente diversa dal solito. Si nota, credo, a prima vista. È molto semplice e senza tutti quegli esperimenti visivi che in genere accompagnano le copertine di Cavenago. Perché essendo un numero di anniversario per gli 80 anni di Bonelli, si è dovuto un filino adattare allo stile di tutte le altre copertine Bonelli di questo mese. Ad esempio, se andiamo a vedere quelle di Dragonero o di Nathan Never, come vedete dalle immagini, rappresentano sempre il protagonista in una posa abbastanza classica e con degli stilemi tipici in quello che è un po' l'aspetto più tipico del personaggio. Ovviamente si è dovuto fare la stessa cosa anche qua, ma devo dire che il risultato non è male. Un altro motivo per cui questo albo è abbastanza speciale è che, come gran parte delle testate Bonelli, c'è in regalo la moneta. Ovviamente è quella di Dylan Dog, non so quanto si veda in camera, però molto figa. Purtroppo nel prossimo numero troveremo quella di Groucho e qui devo dire che mi fa un po' meno piacere, ma vabbè, che ci volete fare. Ma parliamo rapidamente degli autori dell'albo. A scrivere i testi c'è Mauro Uzzeo, sceneggiatore, fumettista, regista. È uno dei giovani, fra virgolette, che effettivamente ha solo un anno più di me, più influenti del fumetto italiano. E devo dire che un po' lo invidio. È stato candidato e ha vinto svariati premi. È fra gli organizzatori dell'ARF e ha anche scritto un sacco di fumetti sia per Bonelli che per altre case editrici. Oltre ovviamente a Dylan Dog, è uno degli scrittori regolari di Orfani. Ha collaborato a Monolith e a tante altre serie per altre case editrici come Aurea, Star Comics, Tunue, Shockdom, BD, Coniglio Editore. Insomma, un gran numero di pubblicazioni. Per quanto riguarda i disegni, invece, sono affidati ad Arturo Lauria, illustratore di talento di cui però non trovo tantissime informazioni e quindi mi sono dovuto abbastanza basare su quello che ci dice Bonelli nell'editoriale, dove alla fine parla soltanto della copertina che ha realizzato per uno dei Color Fest di Dylan Dog. Scavando un po' di più ho trovato che ha lavorato anche per Dark Horse negli States, scrivendo la miniserie Colonus su Dark Horse Presents, una storia di Orfani in teoria e un paio di lavori per edizioni Inchiostro. Di più non ho trovato, però vi suggerisco di iscriversi alla sua pagina Instagram, vi lascio il link in descrizione, perché fa un sacco di illustrazioni interessantissime, spesso a tema cyberpunk, che pare essere uno dei suoi interessi principali. Il che fa un po' strano perché poi trovo pochissime informazioni su di lui online, ma ok. In ogni caso, passiamo a parlare della storia vera e propria. Il Detenuto, una storia davvero particolarissima. Senza fare troppi spoiler, chiariamo subito una cosa. Se il numero precedente di Dylan Dog, il 415, aveva come protagonista molto più l'indagatore che l'incubo, qui direi che è esattamente il contrario. Dylan Dog vive molto di più l'incubo e ben poco la parte investigativa. Devo dire che a ben vedere c'è qualcosa in comune. In realtà, in entrambi i casi, Dylan Dog sembra più trascinato all'interno della storia che un attore vero e proprio, nel senso che se nel numero precedente faceva fondamentalmente da testimone ai fatti che non lo riguardavano neppure, ma con cui bene o male finiva per scontrarsi, qui in modo un po' diverso ma simile è esattamente al centro di tutti gli avvenimenti, però è allo stesso modo trascinato dagli eventi senza effettivamente riuscire ad avere un impatto su quello che sta accadendo. La trama, brevissimamente, senza spoiler, troviamo Dylan Dog a cena con la sua nuova fiamma, Hilary, e finirà per scontrarsi con dei poliziotti che lo arresteranno, e da lì in poi la vicenda si trasformerà in un incubo, una spirale discendente di orrore, raccapriccio e follia totale, in cui creature da incubo si accaniranno sul povero Dylan. Ora, come detto, non voglio fare particolari spoiler, è una storia da leggersi e da assorbire tutta visivamente, per cui di più non vi dico. In ogni caso, Uzzeo non disdegna, durante la storia, anche qualche piccola citazione colta e persino un po' di sana critica sociale alla civiltà occidentale odierna. Per quanto riguarda le citazioni colte, in realtà sono giusto nelle prime pagine e si parla di cinema dell'orrore, tanto per cambiare, su Dylan Dog. Infatti a un certo punto Dylan dirà, ve lo leggo testuale, Martyr è un capolavoro del genere e oltretutto insieme ad Alta Tensione, Frontier e All'Interieur ha ricordato al mondo che esiste l'horror francese, il che è tutto ok, niente di particolarmente fastidioso, a parte il fatto che questa frase l'ho trovata quasi pari pari su Wikipedia, dove ve la vado a leggere. Sulla pagina Wikipedia di Martyr c'è scritto: insieme a Alta Tensione, Frontier e Confine dell'Inferno e All'Interieur ha contribuito a riportare in auge l'horror francese, che in realtà è a sua volta recitato da Notturno Cinema numero 76 del novembre 2008, che magari Uzzeo se l'è letto lì, però boh, chi lo sa.
Per quanto riguarda invece la critica sociale, banalmente è il solito discorso sulla polizia violenta che generalmente se la prende con i più vulnerabili, in questo caso un barbone. Giusto un altro punticino, Dylan si lancia in una sorta di strenua difesa con la sua fidanzata che non è molto d'accordo, dell'horror abbastanza estremo a base di torture e poi casualmente il fumetto un po' finirà lì da quelle parti, ma ci stava alla fine. Ora, che dire, questo numero mi è piaciuto tantissimo, anche se sinceramente ho sentito delle critiche di persone a cui non è piaciuto affatto per qualche motivo, sempre che parlassero di questo e non del precedente, ma fondamentalmente mi sembra abbastanza chiaro anche dai video precedenti su Dylan Dog, è esattamente questo che voglio leggere quando leggo Dylan Dog, non tanto l'investigatore che va a scontrarsi contro criminali, quanto scenari da incubo che si ripercuotono sulla vita del povero Dylan, che in qualche modo cerca di venire a patti con l'orrore che lo circonda. Purtroppo, o per fortuna, in questo numero non c'è traccia di Groucho, viene giusto nominato un paio di volte da Dylan, e in effetti vediamo pochissime facce note a parte Dylan stesso nel volume. Devo dire che sia i disegni che i testi hanno reso perfettamente il senso di claustrofobia che permea questa storia, e quando le cose iniziano a prendere una svolta horror, quando il terrore inizia a impadronirsi delle pagine, devo dire che diventa una lettura incredibile. Forse l'unica nota negativa che ho trovato è che, arrivato alla fine, mi è sembrato quasi come se in certi punti si sia tentato di allungare un po' il brodo per restare nelle 96 pagine di Dylan Dog, come se in certi momenti ci fosse un po' di ripetizione, ma perché effettivamente, avendo un formato così lungo e così standard, immagino che si debba per forza venire a compromessi un pochino. Diciamo che se a volte si ha la sensazione che la storia si risolva un po' troppo velocemente proprio perché hanno finito le pagine, qui ho quasi avuto il senso opposto, cioè che in certi momenti ci fosse stato un po' un rallentamento per poter riempire tutto. Per carità, ci stava, va anche detto che la storia continuerà nel prossimo e quindi immagino per esigenze narrative c'era bisogno di spezzarla in modo che avesse un finale comprensibile, che effettivamente c'è, anche se finisce ovviamente con un cliffhangerone per poi concludersi fra un mese. Ma parliamo rapidamente dei disegni, li ho apprezzati un sacco. Lauria fa una scelta cromatica nettissima, è una bicromia totale, non esistono sfumature, tutto si gioca sulla contrapposizione fra bianco e nero, e ho trovato l'effetto gradevolissimo e in certi momenti mi ha fatto un po' pensare a Corben. E ovviamente in una storia del genere in cui il terrore abbonda, è uno stile grafico che non ti rivela troppo di quello che sta accadendo e riesce a trasmetterti tutta la sensazione di straniamento e di mistero, oscurità e sofferenza. Insomma, un gran bel numero, a mio parere. Vi consiglio assolutamente di dargli un'occhiata, anche soltanto dal punto di vista puramente grafico. È davvero un viaggio interessante e un'esperienza quantomeno atipica nel fumetto italiano più mainstream. Quindi, sicuramente, un numero che ho gradito e vi consiglio di recuperare, anche perché con 4,40€ vi portate a casa anche la medaglietta da collezionare se siete fan di Dylan, e quindi un numero totalmente approvato. In ogni caso, se avete letto il fumetto o se andate a leggerlo, fatemi sapere cosa ne avete pensato, perché sono curioso di sapere anche come gli altri lettori di Dylan Dog vivono la differenza di questi numeri. Questa cosa di Dylan a me continua a fare impazzire e non riesco tanto a comprendere le persone che mi dicono «Non seguo più Dylan Dog perché mi annoia», il che è molto comprensibile in certi numeri e totalmente all'opposto per altri. Probabilmente, come molte delle testate Bonelli, converrebbe non leggere tutti i numeri ma collezionarsi soltanto quelli che si ritengono più interessanti a livello di autore e disegnatore. E in storie come quelle di Dylan Dog, se non c'è una forte guida centrale, e sinceramente su Dylan Dog al momento non noto tutta questa omogeneità nella produzione, e quindi io sinceramente consiglio di leggersi i numeri che interessano e tralasciare gli altri. È una cosa che sto pensando di fare, non tanto su quella principale ma sull'Old Boy. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Con questo direi che grosso modo vi ho detto tutto e quindi ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto anche un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti tutti insieme, un canale Telegram in cui mi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, un altro canale con le offerte nerd, poi ho una pagina Instagram e un canale su Twitch in cui faccio live tutti i giorni, da lunedì al giovedì alle 18, il venerdì e la domenica sempre alle 21, in cui monto dei Google. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.